Questo video è offerto da... Vedi, una vittoria che avete voluto con grande determinazione dopo questi quattro pareggi, anche per scacciare quelle critiche che c'erano state. Sì, sono state delle critiche, un po' strano perché ne abbiamo ancora perso, però quando una squadra come la nostra diciamo, fa quattro pareggi è normale parlare perché abbiamo tante qualità. Noi abbiamo sempre provato a vincere, poi c'è sempre l'avversario che ti mette in difficoltà. Oggi contro un bel avversario che gioca al pallone abbiamo fatto vedere che siamo più forti e che abbiamo saputo anche soffrire perché non è stato facile. Però la Roma sta, la Roma si sarà sempre fino alla fine e non possiamo morare. Una vittoria importante anche perché tornate sotto alla Juventus, è distanziata il terzo posto del Napoli a 5 lunghezze e anche la Fiorentina insomma l'avete lasciata parecchio indietro, anche da questo punto di vista era importante vincere oggi. Sì, soprattutto la Fiorentina che adesso stanno a 10 punti, non è poco, però non è finito, rimane due partite fino a prima di Natale. Bisogna fare il pieno di punti perché secondo me abbiamo la qualità per farli, anche se a Milano sarà difficile, secondo me bisogna vincere lì, così sì, secondo me possiamo andare in vacanza tranquilla dopo. Un'ultima cosa, Totti in panchina già come un talismano e soprattutto una manca una prova su destro che era importantissimo il suo ritorno. Come ho detto prima, Totti in panchina, il messaggio era chiaro, lui ha capito che la squadra era in difficoltà, è un grande capitano, quindi si è fatto trovare anche pronto. Anche se non era magari a condizione per essere al 100%, però un bel messaggio del capitano perché è stato vicino. Per fortuna abbiamo avuto bisogno di rischiarlo, quindi una settimana in più per riposarsi e farmi vincere a Milano. Grazie. E poi un messaggio per il destro perché sì, ha fatto benissimo, ha fatto questo gol, è uno che ha sofferto molto e quindi siamo veramente contenti per lui. Grazie.